Ragazzi, oggi sono qui in questo nuovo video. Sono qui oggi in questo video per farvi vedere che cosa contengo dentro il mio zaino da viaggio. Perché sicuramente, dicevo, si saranno chiesti: ma quando viaggia cosa si porta? Quindi adesso vi faccio vedere che cosa tengo dentro il mio zaino da viaggio. Questo è il mio zaino da viaggio. Il mio zaino da computer della Repli. Questo è il mio zaino da viaggio, cioè da computer. Quindi vediamo cosa tengo all'interno di questo zaino. PC con una custodia Amazon Basic. Questo qua, il PC Asus da circa 800 euro. Vi lascerò la custodia del mio computer di Amazon Basic qui sotto in descrizione. Il mio tablet, adesso ci sto in questa tasca, sì, se no ero costretto a metterla dove c'è il computer. Quindi qui chiudiamo questo. Ragazzi, quando faccio questo genere di cose tendo sempre a mettere prima le cose più grandi e dopo le cose più piccole, perché le cose piccole le infili dove vuoi, invece le cose grandi rimani fregato. Cavalletto per il video, cerco di mettere il più possibile, ma questo minimo. Cavalletto per video. Poi cavalletto piccolo, un Gorilla Pod. Abbiamo cuffie da montaggio, però questa qui Power Locus. Lascio il link di Amazon qua sotto in descrizione. Ragazzi, porto il microfono che uso per montare video con cavetto, questo qua per il microfono con l'adattatore. Poi ragazzi, ho ovviamente il caricatore del computer, se no col cavo che carico il video, perché il computer se no scarico. Poi ragazzi, abbiamo due power bank. Perché ne ho due? Perché con uno, che comunque è da 4800 mAh, questo da 2005, con questo qui da 4800 era troppo piccolo, quindi ho deciso di acquistarne un secondo, perché con questo qui non riuscivo a caricare abbastanza roba. Invece col secondo qui, questo è anche comodo perché volendo c'è anche la torcia, se mi si scarica il telefono o qualcosa e c'è un blackout c'è la torcia. Batterie e schede SD per montare e per fare i video. Ragazzi, mi porto un po' di cavetti che sono sempre utili. Lightning che uso per il telefono, perché ho l'iPhone 6S. USB-C, quello che è sempre comodo. Micro USB per telecamere, tablet e altre varie robe, e anche per i power bank uso micro USB. L'altro micro USB, uno è attaccato al power bank, uno lo sto usando adesso che dopo metto, che è per la telecamera e altre varie robe. Ragazzi, vi porto un altro cavetto micro USB, è sempre comodo. Questo qui che uso come microfono, vedete, questo attacco con questo coso qua, sono le cuffie della PlayStation in realtà, queste attacco questo qua, tac, così, e qui c'ho il microfono, che è sempre utile quando la telecamera è troppo lontana. Ok, poi ho auricolari, sempre comodi in aereo, in macchina, comunque in mezzo in cui sto viaggiando. A questo è praticamente una centralina esterna, diciamo, ci metto dentro la mia sim e grazie a questo posso avere il wifi. C'ho qui dietro la password, vedete, c'ho l'appiccicata con un post-it, se no non me la sarei mai ricordata, quindi questo è sempre comodo.
telecamera, questa è la seconda telecamera, una Nikon Corpix S30. Qui dentro ci sarebbe la camera primaria. Fate finta che qui dentro c'è la camera primaria, che è una Sony HX80, cioè, ed è molto buona. Questa è dura, diciamo, non è molle come questa, quindi mi protegge di più la camera. Vi lascio il link di questo qua sotto in descrizione. Lascerò il link di Amazon qui sotto in descrizione. Delle cuffie Power Locus, cavalletto e basta. Questo non c'è su Amazon, non credo di provare su Amazon. Questo qui, se c'è, ve lo lascio su Amazon, lo uso per caricare le pile ricaricabili della mia camera Corpix S30. Questa qui funziona a pile, tre alimentatori, poi un rotolo di scotch sempre utile, questo lo metto nella tasca qui davanti. Poi qui dentro ci sono svariati cerotti che sempre sono sempre utili se non mi faccio male o qualcosa, spero di non dover mai usare. Pezzina che uso per pulire le lenti della camera, mettiamo qui dentro. Chiavette che uso per montare video, da una parte ci sono i file, dall'altra parte i progetti, tutte queste robe così per montare i video, dentro qui dentro. Questo oggetto qui che è molto utile, da una parte ci metto il microfono, dall'altra le cuffie, perché da una parte dico col microfono le parti dimenticate nei video e dall'altra le cuffie per ascoltare mentre monto il video. Seguiamo qua dentro. Poi una presa tripla, sempre utile e comoda, c'è anche l'asciugo, anche se non credo di avere cose con l'asciugo, però non si sa mai, sempre comoda. Tanto questa può essere sempre utile. Poi ho un taglierino che, se ho qualcosa da aprire o comunque aprire qualcosa, può essere utile un taglierino o qualcosa per tagliare, sempre utile. E poi degli occhiali con quelli che filtrano la luce blu, filtrano le luci blu, vedete che c'è un blu e sarebbe riflesso, e serve per stare al computer, diciamo, per non farsi venire male agli occhi o robe strane, che sono comodi per quando si usa molto il computer. Infatti quando monti video li metto. Niente ragazzi, se il video vi è piaciuto non dovete fare altro che lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.